Intanto il Movimento 5 Stelle pianta 200 alberi a Milano. L'impegno per l'ambiente è una priorità, dicono Di Maio e Casaleggio. Il servizio è di Elisabetta Santon. Oggi piantiamo 26.000 alberi in 67 comuni, facciamo respirare il nostro paese. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle è a piantare alberi per fare barriere antirumore e antinquinamento nel quartiere che affaccia sulla tangenziale ovest. Va dritto all'ultima questione, le strategie dilatorie degli avversari politici. Siccome Berlusconi deve aspettare la sentenza e Renzi deve mettersi d'accordo con Prodi, D'Alema, Fassino e Grasso, i cittadini italiani ancora una volta non possono andare a votare. Ma io penso soltanto una cosa, ci devono far andare a votare, non si azzardino a spostare in avanti la data delle elezioni per problemi loro interni di coalizione. Con Di Maio c'è anche la mente del Movimento 5 Stelle, Davide Casaleggio. Secondo lei come si fa a sedurre Milano e la Lombardia, visto che dovete ancora crescere? Ma credo che iniziative come queste servano a coinvolgere le persone, non è una questione di seduzione, è una questione di coinvolgimento delle persone in attività che penso possano servire a tutti. Sul futuro il candidato premier è ottimista. Oggi siamo accreditati 180-190 seggi alla Camera, già con questi numeri loro non hanno i numeri per mettersi insieme, ma sono numeri destinati a crescere.